Oggi siamo un'azienda che produce del bergamotto. Ecco, questo bergamotto, denominazione bergamotto di Reggio Calabria. Ecco, lei è un produttore, ecco, da quanti anni è che produce il bergamotto? Il bergamotto da 30 anni, però come agrumi di clementini e aranci diciamo da 60 anni. Quindi c'è una vita, diciamo, dedicata alla coltivazione degli agrumi. Ecco, ci racconta un po' il bergamotto. Ecco, anni fa andava a finire nel un estratto che poi andava in lavorazione per creare dei profumi. Allora, oggi cambia la tendenza, negli ultimi anni va a finire anche nelle pasticcerie, nella ristorazione, nel campo farmaceutico. Grazie, diciamo, quindi al consorzio che abbiamo messo su, quindi, di cui uno sono stato uno dei promotori, l'avvocato Pizzi e un altro, diciamo, il dottore Cavallaro, che purtroppo non c'è più. Quindi abbiamo creato l'Unionberg nel 2004 esattamente. Quindi lei è stato uno dei fondatori di questa? Esatto. E abbiamo, quindi, grazie anche all'azione continua dell'avvocato Pizzi, che è riuscito quindi a portare, diciamo, quindi il succo di bergamotto, ad analizzarlo, diciamo, quindi dall'Università di Cosenza, e ha stabilito che ci sono delle sostanze molto, cioè, vitali per l'organismo. È cambiato il mercato, c'è richiesta. È cambiato il mercato. C'è richiesta. C'è richiesta di frutto di bergamotto in sé, e si sta sempre aumentando, perché praticamente chi fa la spremuta tale e quale è tutta diversa di quello che, cioè, è uguale a come, vero? Quindi non è tutto l'anno che abbiamo il frutto, quindi, e non tutti riescono ad avere il frutto di bergamotto, perché ha dei costi spaventosi, quindi gli conviene comprare un litro di succo di bergamotto anziché di andare, perché lo vendono a pezzo. Quindi lei trova, quindi, un frutto di bergamotto che costa 2 euro, anche di più. Ecco, qui siamo sul lato ionico della provincia di Reggio Calabria, ecco, siamo tra Casignana e Bovalino. Qui perché la differenza? Qui è diversa dalle altre parti che... Il clima è determinante, è il terreno. Il clima e il terreno sono, diciamo, quindi, diciamo, gli elementi determinanti per la coltivazione del bergamotto. Che terreno abbiamo qua? Qua è un terreno di medio impasto. Perché abbiamo a un chilometro il mare? Qua praticamente abbiamo anche dei terreni alluvionali, perché qua è successo nell'alluvione del 51, che io avevo pochi anni. Tutto qua era tutto allagato. Quindi c'è un terreno, diciamo, alluvionale che è molto importante. Quindi per il frutto. Esatto. Per il frutto. Oggi è ad origine. E poi praticamente quello che è importante, diciamo, le concimazioni mirate. Cioè, una pianta non è che dice gli metto un concime così. Noi analizziamo prima la piaia e le foglie, analizziamo il terreno e poi interveniamo con delle concimazioni mirate.